Carlo ha scritto un libro. Ho scritto un libro. Che libro? Ti scoccia se ti chiamo amore? E deve presentarlo a Marcella Villeneuve, la responsabile di una casa editrice. Non sono Marcella Villeneuve. Non è Marcella Villeneuve. Ma chi è sta Marcella Villeneuve? No, non è lei. Eccoci qui. È lei. Sono Marcella Villeneuve, la casa editrice Parole Infugate. Marcella non vede l'ora di incontrare Carlo. Lei mi sta cercando, scusi? Carlo, ma io sì. Che non è lui. Sono io! Carlo Maiozzi! Adesso sì! E anche il vero Carlo non vede l'ora di incontrare Marcella, soprattutto adesso che è riuscito a liberarsi del suo ex coinquilino Max. Max! Ciao Carlo, ti trovo bene! O almeno così crede. Dovevi rimanerci da tuo fratello! Luigi, che ci fai qui? Ma Luigi ora è a casa di Carlo. Non so dove andare a dormire questa notte! Ti prego, aiutami! Perché sua moglie Lella lo ha cacciato di casa. Non cerca quel bastardo di mio marito, e te? Ma invece di incontrare Luigi, Lella incontra Andrea. Sono ritirati i calzoni a te? Guarda che io non ce l'ho i calzoni. Ecco un altro genio. Anche perché Luigi adesso non è più Luigi. Posso sapere chi sei? Uno? È troppo generica come risposta? Sì, forse un po' troppo. Già, adesso sono Carlo. Ma quale Carlo? Sei Maurizio? Ma quale Carlo? Sono Maurizio. Ma chi è Maurizio? Non è Luigi, non è Carlo e non è Maurizio. Allora chi è? Luis? Sì! Luis Alberto González! Ci mancava solo il portoghese. No, è portoghese, è spagnolo. Ah, è spagnolo. Ora son? E 7:15. Ah, lui è appunto il portiere del palazzo con la passione per i proverbi. Chi va con lo zoppo? Impara a zoppicare. No, arriva tardi. Ma alla fine, in un modo o nell'altro, Carlo riesce a parlare con Marcella. E nonostante tutto, Carlo sembra essere riuscito nel suo intento. Il libro era un po' una cagata, ma avevo deciso di distribuirlo lo stesso perché non mi sono mai divertita così tanto in vita mia. Non lo so. E basta! Non puoi ripetere sempre non lo so. Dimmi qualcosa di diverso. Ti scoccia se ti chiamo amore? Una commedia di Luca Giacomozzi.